Fontana, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare del suo incontro che lei avrà domani 1 ottobre alle ore 11 in occasione del festival dedicato alla memoria, Memoria Festival a Mirandola, memoriafestival.it per avere tutte le informazioni e necessariamente anche per prenotare gli incontri. Adriano Fontana insieme con noi per raccontare del suo incontro ma anche della sua attività in quanto astronomo, dirigente di ricerca all'INAF. L'INAF sta per Istituto Nazionale di Astrofisica. Osservatorio Astronomico di Roma e presidente della Large Binocular Telescope Corporation a Tucson in Arizona, è autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche. E beh, come ci si sente essere autori di più di 300 pubblicazioni scientifiche? Questo è veramente qualcosa che stupisce quando lo leggiamo, perché è importante, è un dato che... La pubblicazione scientifica non è la pubblicazione così casuale, ma è una pubblicazione che è seriamente controllata, verificata. Assolutamente, certo. Ed è un numero che rappresenta due cose. Rappresenta certamente il risultato di idee, di lavori, di studi, di riflessioni che ho portato avanti in tutti questi anni, ma è anche il risultato di un lavoro di gruppo e di un lavoro di tanti gruppi. Sono 300 lavori che ho scritto da solo. Molti di questi sono nati dalle collaborazioni dal gruppo che ho nel mio istituto e dalle collaborazioni che abbiamo con tanti altri istituti nel mondo. Quindi l'astronomia, l'astrofisica oggi non è quella di una volta dove c'era un astronomo che passava la notte al colloquio al telescopio. Oggi l'astrofisica si fa di giorno e si fa in contemporanea in tutto il mondo, quindi parlavo ieri sera a mezzanotte con colleghi in California, o lo faccio la mattina con quelli in Arizona, nel resto d'Europa tutto il giorno. Quindi è figlia di progetti internazionali condivisi, a cui si lavora in centinaia di persone per costruire strumenti, per usarli. Che cosa si raccontava ieri sera con i suoi colleghi dell'Arizona e questa mattina con quelli dall'altro capo del mondo, Adriano Fontana? Dipende dalle circostanze. Ieri sera parlavamo di chi scegliere per guidare un progetto che ci sta a cuore e vorremmo, abbiamo alcune persone che si sono proposte per guidarlo. Stamattina parlavo di come ridurremmo i dati del nuovo telescopio spaziale James Webb che verrà lanciato, speriamo, il 18 di dicembre. E stiamo preparando tutte le procedure per analizzare i dati. E altre volte così parliamo dell'attività della nostra scienza, per esempio io lavoro su come si sono nate le prime stelle, quindi lavoriamo sui dati o sulle teorie che stiamo sviluppando per cercare di capirlo. Quindi prepariamo proposte, prepariamo domande di finanziamento. Ieri con il mio gruppo abbiamo passato un paio d'ore a ragionare su quali sono i canali di finanziamento che vorremmo cercare di fare domande. E questo è un aspetto importantissimo della ricerca, la parola finanziamento. È un aspetto fondamentale, ovviamente. Abbiamo bisogno di risorse per farlo, per costruire gli strumenti, per finanziare la nostra attività e soprattutto per finanziare la carriera dei giovani che vogliono iniziare. Trovare soldi e trovare fondi di ricerca, quindi è un'attività fondamentale ed è un'attività molto competitiva. Le domande in Europa o in Italia hanno probabilità, di successo basse, nel senso che per una che ne viene finanziata ce ne sono magari 9 o 10 che non vengono finanziate, quindi sono domande che vanno preparate con molta attenzione, bisogna lavorarci letteralmente dei mesi per essere veramente convincenti. Vengono valutate da panel di esperti a livello mondiale, quindi basta una piccola debolezza per essere trattato. Bisogna essere veramente convincenti e spiegare che si risolve uno dei grandi problemi aperti o comunque si ottengono dei risultati importanti. Lei poco fa, Adriano Fontana, parlava del lancio dell'osservatorio spaziale verso metà ottobre. Ecco, in che cosa consiste questa nuova esperienza di conoscenza? Allora, questo è il successore dell'Hubble Space Telescope che è stato lanciato dalla NASA alcuni decenni fa. James Webb.
Il nuovo si chiama James Webb, quello che c'è adesso si chiama Hubble, e il nuovo si chiama James Webb, verrà lanciato alla metà di dicembre, ed è, diciamo, è un salto veramente di alcuni, un salto gigantesco rispetto alle capacità di Hubble, perché è un telescopio disegnato per vedere nell'infrarosso. Nell'infrarosso è fondamentale sia per vedere gli oggetti molto lontani, quindi per esempio le prime stelle e le prime galassie, ma anche per penetrare le zone dove, per esempio, c'è la nostra vista è oscurata dalla polvere, che sono le zone dove si formano i nuovi pianeti, per esempio, dove si formano le stelle. Quindi la ricerca di pianeti, per capire come si nascono i pianeti, ha bisogno di un strumento come Webb, che permette di vedere nel cuore delle stelle che si stanno formando e dei pianeti che si stanno formando allora. È sicuramente affascinante ascoltare il racconto di queste ricerche spaziali che sono necessarie, non è che sono inutili, sono necessarie, perché se oggi, per esempio, per capire, che ne so, qual è il ristorante libero faccio stasera, faccio una ricerca, è dovuto anche in parte a quelle ricerche, perché sicuramente ho detto una cosa, la più piccola, la più inutile. Adriano Fontana, lei nel suo incontro intitolato L'universo imprendibile, ecco, mi affascina molto questa parola imprendibile. Per quanto voi siate dentro la vostra attività professionale quotidianamente, lo considerate ancora sempre imprendibile, veramente? Imprendibile è il tema del Festival della Memoria, questo è un tema bellissimo, ma veramente affascinato. È chiaro che è imprendibile, noi non possiamo prendere l'universo, è troppo lontano, possiamo mandare qualche sonda sui pianeti, ma il vero universo, le stelle e le galassie saranno sempre imprendibili per noi. Ciononostante cerchiamo di prenderlo, come facciamo a prenderlo? Allora, racconterò in parte come proviamo a prenderlo, cioè come proviamo a capire come è fatta una stella, senza avere la possibilità di portarla ovviamente nel nostro laboratorio e di guardarla meglio. Ma c'è un significato più profondo che mi piacerebbe anche esplorare domani, ed è il fatto che quando scopriamo qualcosa, per esempio negli ultimi 20 anni abbiamo fatto straordinarie scoperte, abbiamo scoperto, consolidato il modello del Big Bang, sappiamo che l'universo ha avuto un inizio, vediamo la storia di questo universo, però queste scoperte hanno aperto altre domande ancora più profonde. Abbiamo scoperto che l'universo è fatto di cose che al 95% non sappiamo che cosa siano. Gli diamo un nome, materia oscura o energia oscura, ma non sappiamo assolutamente che cosa sono. Quindi in qualche modo è imprendibile, nel senso che quando uno pensa di averlo afferrato, di averlo acchiappato, capito, e invece è come se ci sgusciasse fra le dita e ci fossero altre... ogni scoperta apre una nuova domanda, ancora fondamentale, ancora in attesa di risposta. Quindi è come una caccia al tesoro ogni volta affascinante. Una caccia al tesoro continua, che ogni volta trovi qualcosa, c'è qualche cos'altro, ovviamente ancora da trovare. Adriano Fontana, noi siamo qui nel posto delle parole, come diciamo sovente, nelle parole amiamo inciampare, e inciampiamo in due parole, e a lei spiegarci se differenza c'è tra queste parole, tra la parola cosmologia, per esempio, e la parola astronomia. Qual è la differenza fra queste due parole? Allora, astronomia è la parola che indica la scienza che sin dall'inizio dell'umanità si è fatta per osservare il cielo. Quindi indica proprio l'osservazione del cielo e il tentativo, eventualmente di esplorarlo o di osservarlo, direi meglio. L'astronomia è diventata astrofisica nella metà dell'Ottocento, quando si è cominciato a interessare non semplicemente di osservarlo, ma di capire le leggi della fisica che lo governano. Tra gli altri, voglio ricordare un astronomo italiano, Padre Secchi, che è stato uno dei fondatori di questa concezione moderna dell'astrofisica. La cosmologia è lo studio della storia dell'universo, di come è nato l'universo, di come si è evoluto. E anche questa è una scienza antica, perché infinite
concezioni, le aziende sono state, come dire, concepite appunto sin dall'inizio della storia dell'universo. Oggi la cosmologia è una parte dell'astrofisica o della fisica fondamentale, perché cerchiamo di capire quale sia la natura fondamentale dell'universo, come sia nato, come si sia evoluto, e fare questo vuol dire capire fino in fondo quali sono i suoi componenti, anche quali sono le leggi che lo governano. Quindi oggi la cosmologia, intesa come storia della, come studio della storia dell'universo, è una frontiera condivisa fra l'astrofisica e la fisica fondamentale, quella che si fa negli acceleratori di particelle al CERN. L'anno scorso una delle ultime cose che abbiamo fatto prima della pandemia è stato un bellissimo convegno a Roma in cui sia gli astrofisici che i fisici delle particelle si sono riuniti proprio per cementare questa collaborazione, diciamo, fra due mondi diversi. Uno guarda l'infinitamente grande, uno l'infinitamente piccolo, ma la domanda al fondo è sempre la stessa: come è nato e di che cosa è composto l'universo? Certo che la curiosità per noi che siamo al di fuori di queste esperienze è tantissima, però Adriano Fontana, una curiosità, perché lei, una curiosità tra le tante, lei lo scorso anno, credo, non so più, me lo dirà lei, insieme con un gruppo di ricercatori è riuscito a identificare e poi a confermare una galassia come quella più vicina al Big Bang. Spero di non aver sbagliato, perché questa cosa qua mi fa tremare i polsi. Sì. Sì, è, diciamo, è il tipo di ricerca che io faccio. Avendo, diciamo, grazie ai telescopi sempre più potenti, noi possiamo studiare oggetti sempre più lontani. Ora, un oggetto lontano, per esempio 10 miliardi di anni luce, vuol dire che la luce ha viaggiato 10 miliardi di anni per arrivare fino a noi. Ora, noi sappiamo che l'universo ha quasi 14 miliardi di anni di età. Quindi questa luce ha viaggiato per buona parte della storia dell'universo. Quindi la luce che noi vediamo è nata quando l'universo era molto più giovane. Per l'appunto era quasi 4 miliardi di anni. Quindi noi più cerchiamo di vedere oggetti lontani, più in realtà stiamo letteralmente andando indietro nel tempo. Stiamo vedendo come erano gli oggetti quando l'universo era più giovane. Quindi è una ricerca continua. Quella di cui lei parla era soltanto, diciamo, 600-700 milioni di anni dopo il Big Bang, che è un tempo brevissimo rispetto alla storia di tutto l'universo. Quelle che vediamo sono infatti sono parti di universo che sono profondamente diverse da quelle di oggi, mentre oggi una galassia come la Via Lattea, no, molti ascoltatori ne hanno un'idea, insomma, è un oggetto fatto da 100 miliardi di stelle, molto grande, con quelle belle braccia spirali che girano su se stesse. All'epoca, invece, all'inizio dell'universo, le galassie che vediamo erano molto più piccole, molto più irregolari, perché stavano nascendo come un piccolo seme da cui poi è nata una grande pianta che sono le galassie di oggi. E quindi noi con queste osservazioni cerchiamo di capire come questo processo è avvenuto, processi complicati in cui il gas e tante altre, diciamo, processi fisici complicati avvengono e si fondono insieme per creare nuove stelle, per dargli una forma e farle crescere. Su quale progetto punta l'attenzione adesso, Adriano Fontana? Adesso, in questi mesi, sicuramente James Webb è quello su cui io e il mio gruppo siamo più concentrati, che verrà lanciato, come ho detto, a breve, e a seguire fra un anno circa verrà lanciato un satellite organizzato dall'Agenzia Spaziale Europea che si chiama Euclide, sul quale stiamo anche lavorando molto, molto attivamente. Io personalmente sto anche lavorando per organizzare la costruzione e la partecipazione italiana al futuro telescopio, un telescopio costruito da un'organizzazione europea che si chiama ESO, che sarà il più grande e migliore telescopio mai costruito a Terra. Sarà un ciclope da 40 metri di diametro a cui stiamo lavorando e che alla fine di questa decade comincerà a funzionare nel deserto del Cile. E sarà probabilmente il progetto, secondo me, più ambizioso che l'astronomia vedrà in questo secolo, o perlomeno in questa metà del secolo. Ed è un
progetto straordinario, veramente al limite della tecnologia possibile oggi. Partecipare, devo dire, è una sfida veramente affascinante. Per l'universo imprendibile comunque, venerdì 1 ottobre, domani alle ore 11 a Triano Fontana, Memoria Festival di Mirandola. Ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Allora, è un puro caso, ma ho appena finito. È un puro caso perché normalmente non leggo libri, diciamo, collegati al lavoro. Ma ho letto un libro di un mio collega Massimo Capaccioli, che il titolo è L'incanto di Urania, che è una storia dell'astronomia. E devo dire, l'ho appena finito l'altro giorno, insomma, l'ho trovato molto interessante, assolutamente adatto per profani. E, diciamo, l'ho trovato interessante perché, come dire, leggendolo ho capito quanto veramente vale il detto che siamo nani sulle spalle dei giganti, nel senso che non soltanto nel senso delle grandi scoperte scientifiche, ma nel senso che la tradizione umana che i grandi scienziati creano dura nel tempo. Cioè, noi siamo, vedendo la storia, noi siamo, nonostante le difficoltà del nostro paese, siamo figli di una tradizione che ha visto uno come Galileo Galilei iniziare l'astrofisica, o Padre Secchi, iniziare l'astronomia, o Padre Secchi moderna, o Padre Secchi iniziare l'astrofisica. Negli Stati Uniti sono figli della storia iniziata più di 100 anni fa, di investimenti in un modo diverso, cioè magari finanziato dai privati, da sponsor privati, che ha creato delle storie di cui oggi si vedono i frutti. Quindi l'ho trovato interessante, oltre che, a parte gli aspetti, diciamo, scientifico-tecnici, ma anche perché oggi vedo riflesse le dinamiche di cose magari iniziate 150 anni fa. L'incanto di Urania, il libro pubblicato da Carocci, 25 secoli di esplorazione del cielo. Noi abbiamo incontrato giusto pochi mesi fa Massimo Capaccioli e siamo rimasti veramente incantati per questo straordinario spirito di raccontare le radici del mondo guardando, proiettando il futuro, veramente. Grazie davvero Adriano Fontana e buon festival. Grazie mille, arrivederci.